Un peschereccio partito da Tobruk in Libia per raggiungere l'Italia aveva a bordo centinaia di migranti, forse fino a 750, così come riferiscono i superstiti. Si è capovolto ieri nelle acque dell'Egeo a 47 miglia nautiche a sud del Peloponneso in Grecia. Dopo una giornata di ricerche e soccorsi, recuperati 78 corpi, un centinaio di persone tratte in salvo. Le ricerche dei sopravvissuti continuano. Il comandante portavoce della Guardia Costiera greca afferma che la parte esterna della nave era piena di persone e aggiunge: sospettiamo che lo stesso valga per l'interno. Non si può dare un numero esatto con certezza, ma il numero è molto alto. Secondo le prime ricostruzioni dei sopravvissuti che erano a bordo, il numero dei passeggeri era di circa 750 persone. Lo stesso numero fornito da Alan Fon, che già il giorno prima era stata contattata per segnalare un'imbarcazione in difficoltà. I vertici dell'Unione Europea esprimono il loro cordoglio. La presidente della Commissione von der Leyen si è detta profondamente addolorata e preoccupata, sottolineando la necessità di continuare a lavorare insieme agli Stati membri.